Manca più di un anno all'uscita in sala di Mission Impossible 7, inizialmente previsto per il 23 luglio 2021 e poi spostato al 19 novembre dello stesso anno a causa dei ritardi durante le riprese, che dovevano svolgersi in contemporanea con quelle dell'ottavo capitolo, annunciato per il 4 novembre 2022. Un'attesa giustamente spasmodica, dato che negli ultimi anni il franchise spionistico, basato sull'omonima serie televisiva, ha raggiunto nuove vette creative e commerciali. Il sesto episodio, uscito nel 2018, ha incassato quasi 800 milioni di dollari nel mondo. Vette che i due nuovi capitoli promettono di superare almeno a livello contenutistico, dato il pedigree del protagonista produttore Tom Cruise e del regista sceneggiatore Christopher McQuarrie. Cosa possiamo aspettarci quindi dal settimo episodio della trasposizione cinematografica della creatura di Bruce Jenner? Ecco tutto ciò che sappiamo finora e cosa possiamo dedurre su Mission Impossible 7. Ma prima di continuare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità targata Movie Player. Per esplicita volontà di Tom Cruise, che ebbe ai tempi l'idea di produrre Mission Impossible, nonostante la Paramount ci credesse poco, ogni film dovrebbe avere un'identità propria, ragion per cui i primi 5 capitoli avevano registi diversi: Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird e Christopher McQuarrie. Poi, con l'uscita di Mission Impossible Fallout, tale principio è in apparenza andato a farsi benedire, con il ritorno di McQuarrie. Lo stesso cineasta ha ironizzato sulla cosa, affermando che dopo aver completato il quinto capitolo, aveva detto a Cruise: non invidio l'idiota che dovrà girare il prossimo. Salvo poi specificare che, al netto della coerenza nell'avere la stessa persona dietro la macchina da presa, ora che il franchise si è fatto più apertamente seriale, avrebbe fatto in modo che il sesto episodio non sembrasse realizzato dall'autore del quinto. Così è stato, il che lascia intendere che anche Mission Impossible 7 proporrà delle novità stilistiche rispetto al predecessore, e lo stesso dovrebbe valere per l'ottavo capitolo. Abbiamo parlato della dimensione seriale del franchise, apertamente esplorata nel sesto film che chiudeva una storyline rimasta in sospeso dai tempi del terzo, il matrimonio di Ethan Hunt. Il settimo episodio promette di andare ulteriormente in questa direzione, alla luce di uno degli annunci di casting. Accanto alla solita squadra rivedremo infatti Harry Turney nei panni di Eugene Kittredge, direttore dell'IMF del primo lungometraggio. A questo aggiungiamo il ritorno in scena di Vanessa Kirby, nei panni di Alana Mitsopoulos, la figlia di Max, altro personaggio importante del capostipite. Che la trama del settimo e forse anche dell'ottavo film si ricolleghi alla primissima missione cinematografica di Ethan Hunt, che lo costrinse ad operare senza autorizzazione e fare irruzione nella sede della CIA a Langley. Al momento è l'unico indizio concreto che abbiamo sul piano narrativo, dato che, come da consuetudine, la trama è avvolta nel mistero e presumibilmente lo sarà fino all'uscita del primo trailer. L'idea di girare i due film insieme suggerisce che la storia sia effettivamente divisa in due parti, per quanto queste possono poi risultare sufficientemente distinte a livello di storyline. Una nozione rafforzata del casting, poiché è stato annunciato che alcuni dei volti nuovi appariranno in entrambi i lungometraggi, mentre altri, almeno per ora, sono stati confermati solo per il settimo. Tra questi c'è Hayley Atwell, in un ruolo non specificato, descritto dalla stessa attrice come un personaggio dalle sfumature ambigue. Sfumature che forse vedremo in azione nel nostro paese, se si deciderà di tornare a Venezia e Roma, dove erano in corso le riprese prima del rinvio, dovuto a cause di forza maggiore, o comunque di utilizzare il materiale già girato. Altra location confermata è l'Inghilterra, ma per ora è difficile formulare ipotesi sui luoghi che vedremo effettivamente sullo schermo, dato che il processo produttivo del film è in stand-by fino alla fine dell'estate. Un'altra ipotesi nata dal fatto che i due film saranno girati insieme e sembrano ricollegarsi alle origini del franchise, almeno per quanto riguarda le missioni di Hunt, è che questi potrebbero essere gli ultimi due capitoli di questa incarnazione, e il settimo film potrebbe quindi concludersi con un cliffhanger contenente indizi sul grande finale. Una conclusione di tutto rispetto nel caso, dato che quando uscirà l'ottavo capitolo saranno passati ben 26 anni dal debutto del filone cinematografico e Cruise, per quanto in ottima salute, avrà compiuto 60 anni. Un fattore che in teoria non gli impedirà di continuare a sfidare le leggi della fisica sul set, ma che potrebbe contribuire all'eventuale decisione di congedare Hunt dopo 8 film e quasi 3 decenni di attività sullo schermo. A quel punto rimarrà solo da capire come andare avanti e ritorna alla mente la teoria su un sostituto. Forse all'origine della scelta di aggiungere Jeremy Renner al cast del quarto e quinto episodio. Ma prima di tutto ciò avremo almeno altre due missioni che Ethan e la sua squadra sceglieranno di accettare. E voi? Siete appassionati della mitica saga con Tom Cruise? Che aspettative avete sul prossimo capitolo? Fateci sapere la vostra nei commenti!